Attualmente nel mondo ci sono circa 3.311 miliardari che hanno una ricchezza complessiva pari a 11,8 trilioni di dollari, qualcosa di pazzesco. Il paese in assoluto che ospita il maggior numero di miliardari sono gli Stati Uniti, segue poi la Cina, la Germania, l'India e infine il Regno Unito. L'Italia, con i suoi 68 miliardari, occupa l'undicesima posizione. Ma la domanda di questo video è la seguente: qual è il mercato più redditizio che sta sfornando attualmente il maggior numero di miliardari? Tra poco lo scopriremo. Prendi spunto da questo video, prendi spunto anzi da queste grandi entità, da questi grandi personaggi che hanno costruito delle ricchezze incredibili per poter costruire anche tu in una di queste nicchie di mercato che sono veramente dall'alto potenziale. Ma detto questo, partiamo subito con il settore e vediamo subito di che cosa si tratta. Il quinto posto per numero di miliardari che ingloba al suo interno è il settore della sanità, il settore healthcare. Al suo interno troviamo aziende che operano nella distribuzione di farmaci per combattere certe patologie, si occupano di vaccini, di dispositivi medici, di test diagnostici e di tanto altro ancora. Insomma, parliamo del settore della sanità. Questo mercato ha avuto una crescita esplosiva soprattutto durante la pandemia, quando la domanda per certi beni, per certi farmaci, per certi vaccini ha avuto una crescita spaventosa. E con la crescita del settore ovviamente è cresciuto anche il portafoglio dei grandi magnati che controllano le più grandi società. Pensa che 10 super ricchi del settore healthcare sono riuscite a incrementare il proprio patrimonio di circa il 100% durante questo arco temporale, durante gli ultimi anni, in quanto la domanda è aumentata davvero in modo esponenziale. Ma il più ricco di tutti, quello che si trova veramente al vertice, è questo signore qua, che sarebbe il fondatore di Serum Institute of India, ovvero il più grande produttore di vaccini al mondo. Il suo patrimonio dice che ha attualmente circa 24 miliardi di dollari, veramente favoloso. Con circa 250 miliardari al suo interno, il quarto posto è stato preso d'assalto dal settore della moda e dalla vendita al dettaglio. Quindi parliamo di super ricchi che si sono arricchiti grazie a brand di lusso, grazie a società di abbigliamento sportivo, grazie a catene di supermercati e di tanto altro ancora. Al vertice, per ricchezza e per patrimonio netto, troviamo Bernard Arnault, che sarebbe un magnate davvero con un patrimonio stellare, addirittura più ricco di Jeff Bezos, pensate un po'. Infatti ha in portafoglio circa 179 miliardi e lui sarebbe a capo del conglomerato del lusso LVMH, che contiene al suo interno brand molto prestigiosi come Hennessy e come Louis Vuitton. Nella lista troviamo anche Falguni Nayyara, che sarebbe una donna indiana con un patrimonio stimato di 4,5 miliardi di dollari, che si è fatta da sola. Lei ha fondato Nika, una società e-commerce molto importante in India, che si è quotata lo scorso novembre. L'industria tecnologica. Questa è forse l'industria più importante, in quanto è quella che sta portando avanti l'innovazione tecnologica e che sta facendo progredire il mondo verso un altro livello sul piano tecnologico / digitale. Comunque le più grandi fortune sono state realizzate sicuramente dai fondatori di aziende come Google, Microsoft e Oracle. Parliamo di società che esistono letteralmente da decenni. Il settore tecnologico ha avuto una crescita esplosiva durante la pandemia, in quanto le persone chiuse in casa si sono messe a comprare in massa dispositivi tecnologici come tablet, PC, console, smartphone di ultima generazione per potersi svagare e passarsi il tempo. Comunque questa crescita massiccia purtroppo ha trovato la sua fine verso fine del 2021, in quanto l'arrivo della guerra in Ucraina, l'inflazione, l'aumento dei tassi e il peggioramento dei dati macroeconomici ha fatto sì che le aziende big tech ne soffrissero parecchio. Infatti titoli come Meta hanno perso oltre il 60% del proprio valore azionario e stanno licenziando decine di migliaia di dipendenti per poter tagliare i costi e per poter rimanere a galla. Nonostante queste brutte notizie, continuano ad aggiungersi altri miliardari all'industria tecnologica, come per esempio i due cofondatori di Canva, un software di progettazione grafica veramente molto famoso, che sta facendo quasi concorrenza a Photoshop perché rende il tutto molto più semplice. Coloro hanno un patrimonio stimato di circa 6,5 miliardi ciascuno. Però il magnate più conosciuto, quello che ha costruito un vero e proprio
colosso nel mondo tecnologico è sicuramente Elon Musk, che ha un patrimonio stimato di 191 miliardi. Lui è il proprietario di Tesla e di SpaceX. E ormai ci avviciniamo sempre con maggiore forza verso la posizione numero 1, che tra poco te la svelerò. Comunque, nella posizione numero 2, con 337 miliardari, troviamo l'industria manifatturiera. Quando parliamo di attività manifatturiera ci riferiamo a tutte quelle società che con la propria manodopera, grazie ai propri macchinari super sofisticati, trasformano le materie prime in beni. Questo settore purtroppo ha sofferto molto negli ultimi 2-3 anni a causa del blocco della catena di approvvigionamento, a causa della pandemia. Però grazie al fatto che la domanda per certi beni da parte di imprese e noi comuni cittadini è rimasta forte, tali imprese nel settore manifatturiero hanno continuato ad operare senza collassare, come magari in molti pensavano che sarebbe successo. Ci sono tante persone che hanno costruito delle ricchezze esorbitanti nell'industria manifatturiera, però il più famoso di tutti, quello che è riuscito veramente a creare qualcosa di incredibile, è questo signore qua, un cinese con un patrimonio stimato di 28 miliardi, che è passato dall'essere un agricoltore al più grande re degli elettrodomestici in Cina. A quanto pare il settore più bollente di tutti, quello che sta sfornando il maggior numero di miliardari, rimane il settore della finanza e degli investimenti, con 393 miliardari al suo interno attualmente. Troviamo quindi persone come magnati di hedge fund, di private equity, venture capitalist, proprietari, fondatori di società fintech, grandi banchieri e tanto altro ancora. Quindi persone che operano nel settore degli investimenti e della finanza. Il più grande investitore di tutti, però, quello che rimane attualmente imbattuto è Warren Buffett, ovvero colui che ha un patrimonio netto di circa 110 miliardi e colui che è il CEO di Berkshire Hathaway, una delle holding più importanti al mondo. Per chi non lo sapesse, una holding è una società che mediante la partecipazione, mediante delle quote, controlla altre società. Per cui ragazzi, possiamo veramente asserire che il settore degli investimenti rimane quello più bollente, in cui molte persone riescono a costruire delle ricchezze formidabili investendo, rischiando il proprio capitale per poter costruire qualcosa di grande. Ora non vorrei nemmeno immaginare cosa potrebbe accadere durante la prossima bull run al patrimonio di Warren Buffett, considerando tutti i miliardi che sta investendo in società di grande calibro e dal grande potenziale che attualmente sono molto svalutate. Vedremo in futuro esattamente che cosa succederà e i rendimenti che riuscirà a portare. Chiaramente farò un video in merito. Insomma, fatemi sapere quale fra questi 5 settori reputate il più interessante e quello in cui vi piacerebbe costruire qualcosa. Per oggi è tutto, grazie per la visione e ci vediamo presto.